Bene, buongiorno a tutti. Siamo qua con Anna Supino dell'azienda Supino perché abbiamo deciso in ogni caso di partire con questo percorso che è la logistica e il magazzino come non li avete mai visti. È un percorso che abbiamo studiato all'inizio dell'anno e poi, come tutto quello che è stato previsto all'inizio dell'anno, ha subito un cambiamento epocale da questa emergenza, ma noi abbiamo deciso di non fermarci e quindi dovevamo partire il 16 marzo con il primo incontro con Flavio Franciosi e parlare di logistica applicata e supply chain, e invece siamo qui con Anna Supino a presentarvi questo percorso. Io devo dire che appunto chiedo subito a Anna se ci dice se c'è ancora bisogno di parlare di logistica e di magazzino oggi. Salve a tutti, buongiorno. Allora, sì, Giacomo, ti rispondo. Sì, il motivo per cui diciamo ti ho chiesto tramite Apindustria di attivare questo tipo di formazione, questo percorso, perché la logistica, proprio da definizione, la logistica industriale è la tecnica organizzativa per gestire i rifornimenti in e out. Quindi, a proposito di organizzazione, si può sempre fare meglio, sia dal punto di vista, diciamo, strategico delle nuove tecnologie e anche per l'evoluzione che si hanno all'interno delle aziende. Quindi capire quali sono le esigenze, sicuramente ci può portare a fare meglio e a trovare delle soluzioni. E in effetti poi devo dire che questa è la visione di un'azienda come l'azienda Supino che opera da sempre nel settore della logistica e del magazzino perché offre naturalmente in vendita le scaffalature. Detto così però sembra minimale, in realtà che cos'è che fa l'azienda Supino quando si approccia a un progetto di logistica e di magazzino? Allora, noi ci confrontiamo con il cliente, prima di tutto ragionando su un'intervista, cercando di capire quali sono i bisogni e facendo un'analisi dei flussi. Poi ci sono competenze specifiche, quale potrebbe essere il nostro dottor Flavio Franciosi, che è un consulente di logistica proprio. Certo. Quindi entrate, uscite, movimenti, mezzi di movimentazione. Cioè, le nostre attrezzature, le scaffalature industriali sono uno strumento per raggiungere un obiettivo, come i carrelli elevatori, come la scelta di un software di gestione detto WMS. Cioè, tutti questi sono strumenti che servono per raggiungere un obiettivo, organizzare al meglio le entrate e le uscite di un magazzino e il loro stoccaggio all'interno, per Sì. ottimizzare tempi e soprattutto costi. Sì, in effetti noi siamo partiti dall'azienda Supino, ma la cosa interessante di questo percorso è che non si parla a una sola voce, non è un monologo, ma è un dialogo, anzi potremmo dire che diventa un vero e proprio coro, perché in questo coro abbiamo coinvolto, oltre all'associazione, io naturalmente non sono in associazione, sono a casa per questa emergenza, Anna invece penso che sia a Verona. Confermo, sede di Verona. Di Verona, allora logisticamente siamo messi così, però dicevo è un coro e quindi chiedevo anche a Anna se ci riepiloga chi è che farà parte di questo viaggio, di questo percorso alla scoperta del magazzino della logistica. Allora, nel primo incontro abbiamo coinvolto il dottor appunto Flavio Franciosi, che è un Sì. consulente di logistica. Poi avremo Matteo Bonora, che è il mio responsabile dell'ufficio tecnico, specializzato in strutture per il magazzino, quali scaffalature, Sì. e manutenzione ed ispezione dei magazzini, quindi perché siano in sicurezza. Subito a seguire ci sarà Roberto Veroni, specialista nella sicurezza negli ambienti di lavoro, un professionista di quelli giusti. Certo. Poi avremo OMG, l'azienda OMG con Andrea Caloni, loro si occupano di carrelli elevatori, muletti, con e senza conducente, quindi anche qui abbiamo il discorso dell'evoluzione tecnologica. Sì. E in ultimo, ma in realtà è perché è la ciliegina sulla torta, diciamo a chiudere, il professor Lanini, Luca Lanini, Sì. che è docente adesso all'Istituto d'Arco, ai Geometri, Sì. dove hanno aperto un corso di logistica. A tal proposito, infatti, il nostro partner, diciamo, di questo ciclo di incontri, abbiamo coinvolto la scuola. Ci teniamo tanto che fin da giovani, fin da piccoli, insomma, ce li cresciamo, perché Certo. abbiamo proprio bisogno di queste figure professionali, non solo laureati in strategie organizzative, ma anche quando un ragazzo entra nel mondo del lavoro abbia una coscienza, una consapevolezza delle logiche aziendali. Quindi il professor Lanini andrà a chiudere con
una visione, una proiezione del futuro su quello che è il mondo della logistica. Perfetto, io adesso stavo provando, perché in effetti questi strumenti sono nuovi anche per noi, volevo farvi vedere in diretta qual è la copertina di questo percorso, ma non ci sono riuscito ovviamente, e quindi lo faremo nei prossimi incontri. Io devo dire che anche questa finale che ha Diana sulla scuola per noi è fondamentale, creare un ponte tra la scuola e le aziende è importante, e devo dire che c'è anche una piccola sorpresa su cui stiamo lavorando, perché oltre a fare questo percorso per le aziende abbiamo pensato di regalare anche qualcosa ai ragazzi del corso di logistica dell'Istituto d'Arco. Vuoi essere tu a dirci che cos'è, Anna? Sì, molto volentieri. Allora, con l'associazione App Industria, piuttosto che OMG Partner, sì, sempre dell'evento, il professor Lanini, diciamo, che ha condiviso, insomma, tutti quanti insieme, chi partecipa a questo progetto, abbiamo scelto di dare l'opportunità ai ragazzi di quinta, sì, del corso di logistica del Carlo d'Arco, la possibilità di fare il patentino per il muletto. Quindi, insomma, credo che non sia da poco, quando finiranno la scuola avranno già sicuramente un posto garantito. Un posto garantito. Allora, guarda, forse sono riuscito, Anna, a recuperare appunto questa copertina. Provo a condividere lo schermo in modo tale che vediamo se questa cosa funzioni. Eccola qua. Questo appunto è la copertina degli incontri di logistica, il magazzino della logistica come non li avete mai visti, e speriamo naturalmente di arrivare presto in aula e di poter naturalmente parlare con voi di tutti questi argomenti. Se non riusciremo ad arrivare in aula breve, stiamo organizzandoci con Flavio Franciosi per fare il primo incontro in streaming, come stiamo facendo in questo momento, e poi a seguire ci sarà Matteo Bonora, e speriamo naturalmente di vedervi in aula. Io ringrazio Anna Supino, do appuntamento alle prossime puntate di questa nostra nuova palinsesto in streaming, e naturalmente vi aspettiamo ai prossimi incontri, riceverete email, e sarà pubblicato sul sito API, sul sito dell'azienda Supino, pubblicheremo su LinkedIn e pubblicheremo su Facebook. E quindi, Anna, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Buona giornata e buona prosecuzione a tutti. Speriamo di vederci presto. Dal vivo.